During the Sunday Angelus, Pope Francis reflected on the words of Jesus that drove away many of his followers, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." He says that it was difficult for many of the disciples to accept Jesus' incarnation, something which Christians struggle with today. Le parole di Gesù suscitano un grande scandalo. Egli sta dicendo che Dio ha scelto di manifestare se stesso e di attuare la salvezza nella debolezza della carne umana. Il mistero dell'incarnazione. E l'incarnazione di Dio è ciò che suscita scandalo e che rappresenta per quella gente, ma spesso anche per noi, un ostacolo. The Pope says the incarnation is a reminder that we do not come to know Christ through abstractions, but through our relationships with others. Questo significa che non bisogna inseguire Dio in sogni, immagini di grandezza e di potenza, ma bisogna riconoscerlo nell'umanità di Gesù e di conseguenza in quella dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita. Dio si è fatto carne. After praying the Angelus, Pope Francis greeted various groups gathered in St. Peter's Square from different countries. He also gave a special shout-out to the priests and seminarians of the Pontifical North American College. In particolare, saluto i sacerdoti e i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano. Sono lì. Nearly 2 months after undergoing colon surgery, his voice was noticeably stronger. As usual, the Pope asked those in attendance to pray for him.